Rubinia Griff, che però spende 200 molto solleciti, mette la figura davanti ma non può scendere in Opoke. 15-2 la frazione, perfezione il sorpasso a metà addirittura, ma tiene ancora le gambe dentro Rainbow Wars. Rubinia non è ancora scesa, lo fa in piena spinta ai 350 di gara, strappo importante, 14-2 per il cronometro di centrocampo, il paletto del primo passaggio addirittura davanti alle tribune, lunga fine indiana, chiusa da Raveo, poi ancora risacca di fumo, terza in corda Romanza Jet, e adesso il rallentamento a finire la curva, ancora 15-8 comunque, 30 spaccato di frazione intermedia dopo il lancio, che adesso va veramente a decelerare molti giri, Rubinia Griff, dopo aver imboccato l'addirittura opposta, Rubinia in vantaggio dopo 800 di gara, frazione in 16-4, prende ancora più in mano Enyo Poke, a metà della curva di sinistra, quella che porterà i concorrenti al primo chilometro, sempre Rainbow Horse in seconda posizione davanti a Romanza Jet, si arriva con queste posizioni all'inizio degli ultimi 1000, ulteriore decelerazione, la frazione più lenta, 16-8, e si torna a passare davanti alle tribune, tra il primo e l'ultimo non più di 20 metri, in coda Raveo, che è mal servito da questo ritmo a scatti e che proverà forse a risalire di fuori. Si sposta di fuori Schipani, ma nessuno l'anticipa. 16-2 intanto in paletto. E così rimane per il momento in fondo al drappello. Si riprova a venire via. Intanto Rubinia Griff al comando con Rainbow Wars che sembra voler anticipare tutti. 16-2 la frazione. Va a graduale a lungo. A metà addirittura di fronte. La battistrada in terza posizione. Sempre Romanza Jet. E siamo agli ultimi 400 metri con Rubinia che ha cambiato di nuovo ritmo, ma stavolta accelerando, 15-1 la frazione per completare i 1600, sempre Rainbow Horse nella scia del leader, poi Romanza Jet e quindi ancora Risacca e Raveo apparigliati con quello di Schipani di fuori. Muove Romanza dalla terza posizione, ma poi si getta di galoppo. Numero 2, Romanza Jet, squalificato. 14-8 di ultima curva, Rubinia Griffi, netto vantaggio. Controlla agevolmente il tentativo di rientro di Rainbow Wars per il terzo posto, il numero uno di Risacca di Fumo, 1-17, in questo caso della vincitrice, Rubinia Griff, una varennina, con Enyo Poke, allenatore guidatore per la scuderia Terremoto.